Connessione. Eccoci qua, siamo in diretta. Buongiorno a tutti, buongiorno ad Aleksandra Danasiewicz, conferenza stampa pre-Siena Perugia. Iniziamo con le domande, buongiorno a tutti, Enrico Fanelli. Sì, ciao Alex, buongiorno. Domenica partita si gioca a Siena dopo l'importante vittoria sulla Lube. Quanto secondo te è vero che questa partita magari possa essere sul piano psicologico più difficile rispetto all'ultima, perché c'è comunque la possibilità anche di riconquistare la vetta, anche se non dipende soltanto da voi naturalmente? Sì, prima di tutto buonasera a tutti. Partita molto importante, purtroppo abbiamo perso a Trento un derby e adesso non possiamo più sbagliare, dobbiamo vincere, dobbiamo capire, come dice il nostro coach, che campionati regular season si vince giocando contro le, fra virgolette, squadre più deboli, che Siena sicuramente in questo momento non è, anche se in classifica penultima c'è una squadra di altissimo livello che hanno preso due giocatori nuovi, Belgio e Savani, che sa molto bene giocare le partite importanti, Van der Voorde e Savani. Non sarà sicuramente facile, ma quello che ci può aiutare un sacco sicuramente sono i nostri tifosi, che oggi ho letto che saranno numerosi. Niente, dobbiamo continuare a vincere, perché solo vincendo cresceremo come una squadra. Infatti, ciao, ti volevo chiedere a proposito di Siena, che avversario vi aspettate di trovare rispetto a quello incontrato all'andata? Come dicevi tu, ci sono stati due acquisti importanti, Savani e Van der Voorde, e in più è una squadra che al di là del risultato sta mettendo in difficoltà soprattutto le grandi. Sì, all'andata qui abbiamo vinto 3-1, ci dobbiamo ricordare molto bene quella partita. Era 2-1 per noi, ma a quarto set eravamo sotto di 4-5 punti, ma per fortuna siamo riusciti a vincere da 3. E niente, come ho detto prima, aspetto una partita veramente difficile, perché già abbiamo sofferto tanto. Immagino adesso con due giocatori nuovi, due giocatori di altissimo livello, sarà ancora più difficile, ma penso che stiamo migliorando molto e possiamo provare a vincere 3 punti insieme. Ciao Alec, buon pomeriggio. E ti chiedo, hai detto giustamente che è una partita molto importante e molto difficile. È anche vero che arriva in un momento in cui nel recente passato avete affrontato dei big match, quelli contro Trento, contro Civitanova, e poi un match che non dico fosse da dentro fuori, ma era molto importante per il girone, quello di Champions League. Quanto è difficile o quanto è facile andare con la stessa mentalità, con la stessa testa in un campo, tra virgolette, di una piccola? Sì, quest'anno abbiamo dimostrato che stiamo giocando molto meglio le partite contro le squadre forti. Abbiamo vinto 4 su 5 derby quest'anno e sicuramente in questo momento non abbiamo problemi di giocare contro grandi, che avevamo nel passato, ma abbiamo perso tanti punti sia contro Monza, Padova. Allora niente, più concentrati, perché dobbiamo dimostrare, dobbiamo crescere contro queste squadre più deboli, fra virgolette. E niente, Siena sicuramente è una squadra molto pericolosa. Io ho visto la partita che hanno giocato all'andata contro Vienna, che hanno vinto contro Verona, che hanno vinto 3-2. Ho visto la partita che hanno giocato a Modena, sempre erano vicini di vincere le partite contro le squadre che sono sulla carta più forti d'oro. Ciao Ale, buonasera, due domande in una. La prima è: quanto vi condiziona sapere che siete forti in battuta e quindi, cioè, battete forte, magari trascurate altri aspetti, non lo so, domanda. La seconda domanda è relativa a te, perché tu per anni ti sei portato quasi la croce addosso, no? Perché ogni palla che scottava, pa, si giocava per Atanasievic. Quest'anno c'è anche Leon, quindi ti manca un po' questa continuità di andare a attaccare sempre, oppure per te è uno sgravio, cioè nel senso che tu ti senti più libero, il fatto che magari sai che Luciano può fare anche un altro tipo di giocata invece che metterla sempre lì a te quando scotta? Grazie. Sì, rispondo prima sulla prima domanda. Sicuramente la nostra arma quest'anno è la battuta, stiamo battendo molto bene, è quello che dobbiamo continuare a fare, ma penso che stiamo crescendo anche a muro e difesa, che all'inizio della stagione non eravamo così forti, lo stiamo andando tanto, e questo è bellezza di questa squadra, che possiamo migliorare su fondamentali in cui non eravamo forti all'inizio. Seconda domanda,
Sicuramente è molto più facile non decidere sempre le partite. Si è visto anche contro la Lube, dove io non ho fatto la mia miglior partita, ma siamo riusciti a vincere uguale. Quello che dobbiamo capire è che non importa se io gioco bene, se gioca bene Leon, l'importante è che giochiamo bene come la squadra. Ognuno di noi deve accettare il ruolo che ha nel proprio momento. Io sono contento veramente di giocare con uno come Leon, ma anche con tutti gli altri che stanno crescendo, che come Lanza sta giocando molto bene nelle ultime partite. Qualche piccolo calo di concentrazione, però sta un po' contraddistinguendo le vostre prestazioni anche contro quelle squadre che qualitativamente sulla carta sembrano inferiori. Abbiamo visto l'Arkash di Izmir, che non aveva vinto nemmeno un set, però ha trovato comunque il modo di mettervi in difficoltà, soprattutto dico in ricezione, in seconda linea. Secondo te a che punto è il processo di amalgama della squadra? Perché chiaramente con dei giocatori nuovi, no, magari anche le spaziature ci può essere qualche difficoltà. Ad esempio Max adesso si trova con l'ACI, due giocatori nuovi, certo, ma uno con l'Anza ci ha giocato tanti anni, però comunque ci sono degli equilibri, no? E secondo te a che punto è l'intesa da questo punto di vista? Anche perché poi dalla ricezione il gioco per Luciano è tutto molto più semplice. Io purtroppo non ci capisco niente di ricezione. quello che riesco a vedere è che stanno allenando tutti i giorni, vengono prima sia Lanza, sia Leo, sia Max, vengono qui, se noi iniziamo alle 4:30 loro sono pronti già dalle 4, allora stanno lavorando su questo fondamentale. Per me sicuramente io sono contento se riceviamo meglio possibile, ma siamo pagati per dare tutto anche se la palla non è vicino alla rete. Allora, come detto prima, ripeto di nuovo, stiamo crescendo e sicuramente anche quello fondamentale dove possiamo migliorare molto. Senti, la partita di Siena sarà una trasferta che poi aprirà un trittico, diciamo così, di incontri ravvicinati. Arriva anche la Coppa Italia, ti faccio una domanda anche su Padova, prossimo avversario in una gara secca. Sì, arriva Padova, la squadra contro chi abbiamo fatto la partita peggiore quest'anno, dove abbiamo giocato malissimo. Sicuramente dobbiamo dimostrare che quello era solo una brutta giornata per noi, che possiamo vincere contro di loro, la partita che sicuramente non si può perdere, ma adesso soprattutto pensiamo a Siena, e niente, quello, tutta la nostra attenzione va a Siena. Alec, molte volte la sensazione è quando le cose non vadano per il verso giusto in determinati momenti della partita, e tu abbia quella capacità, quella forza anche di trascinare tutto l'ambiente con un gesto, con uno pseudo coro, diciamolo così, con un qualcosa che a livello di linguaggio del corpo mette in partita un po' i tuoi compagni, comunque fa anche, mette in partita anche il pubblico. Ti chiedo se ti senti più leader rispetto agli altri anni. Non ho pensato mai di questa cosa. Io sono uno che deve sempre godere di stare in campo, mi piace giocare questo pallavolo, questo è il nostro lavoro, ma lavoro che ci piace molto. Non mi sento come un leader, mi sento come un ragazzo che ci sta divertendo, che è molto contento di giocare sempre a palla agevalisti davanti a 4.000-5.000 persone che ci aiutano sempre a vincere le partite. È giusto dare sempre 100% se vediamo tifosi che sono sempre loro al 100%, allora è il minimo che posso fare. Senti, una domanda secca, risposta secca. L'anno scorso si è visto subito che eravate forti e l'avete sentito anche voi. Avverti quest'anno questa sensazione? Io non l'ho sentito l'anno scorso all'inizio. Penso che a dicembre, mi ricordo che abbiamo fatto riunione fra i giocatori dove abbiamo parlato che dobbiamo migliorare perché abbiamo perso a Civitanova 3-0. Abbiamo perso qui contro Modena 3-0. Allora già in quel momento abbiamo perso due derby che erano molto importanti e scontro diretto fra favoriti in quel momento. Penso che quest'anno la bellezza di questa squadra è che, come detto prima, può migliorare molto. Ci sono tante cose in quale secondo me siamo più forti degli altri, ma anche tante cose su quale dobbiamo lavorare. Quindi l'anno scorso avete parlato tra voi dopo quelle partite? Sì, abbiamo parlato dove possiamo migliorare, che sicuramente potevamo dare qualcosina in più in allenamento. E siamo riusciti da mettersi più concentrati in campo e giocare ancora meglio da dicembre poi. Un'ultima domanda. E a questo proposito, Alec, in cosa ritieni che ci siano magari degli avversari che siano superiori a voi? In quali aspetti? Io non so, forse la domanda per Lolo Bernardi, ma
io vedo sulle cose che stiamo lavorando, sicuramente il nostro punto di forza che vedono tutti è la battuta, ma possiamo migliorare in difesa tanto, possiamo migliorare molto a muro, possiamo migliorare a tante cose, soprattutto la concentrazione, che ogni tanto succede che perdiamo set contro le squadre che non dobbiamo perdere. Bene, non ci sono altre domande, grazie Ale, grazie a tutti quanti, buona giornata. Grazie mille.